Mens vobis, gaudium magnum. Abemus Papa. La proiezione in concorso a Cannes del film di Nanni Moretti Abemus Papa è stata un grande successo. La critica internazionale ha confermato questo giudizio anche perché un regista navigato come Moretti ha evitato la trappola dei temi come la pedofilia. Il suo Papa psicopatico e inetto è soltanto l'emblema di coloro che si ritrovano, loro malgrado, a dover fare i leader non essendo all'altezza del ruolo. Bene, cominciamo. Grazie a tutti, grazie. Euronews ha incontrato Nanni Moretti. Se avessi raccontato questa storia di un personaggio che dice di no, che rinuncia al potere perché fa i conti con i propri limiti, alla forza di riconoscere le proprie debolezze. Se avessi raccontato tutto questo, ma attraverso la figura di un uomo politico, un manager della finanza, di una grande azienda, ecco, il film sarebbe stato molto più piccolo. In questo modo è molto più universale. Ecco. Sì, ecco. Quello che è successo negli ultimi giorni, la sua elezione e tutto il resto, noi per un momento lo mettiamo da parte, perché vorrei che cominciassimo un po' a ripercorrere, provassimo a rivivere sue emozioni. Aspetti un momento. L'attore francese Michel Piccoli ha dato volto ad un papa surrealista che solo la maestria di Luis Buñuel avrebbe potuto rendere più credibile. Non si poteva. Un accenno alla mamma? Beh, in questo momento potrebbe risvegliare episodi lontani, ricordi. Il n'a plus l'énergie d'être le chef d'une religion. E il a raté son autre rêve. Non ha più la forza di essere il capo di una religione ed ha fallito nel suo tentativo di essere un attore. Questionné par des... Si ritrova così davanti ad uno psicanalista. E il Filippo col quale deve parlare, è obbligato a parlare, deve cercare di spiegarsi, oppure deve tacere sulla tragedia della sua vita. Il film di Moretti è stato per gli esterni girato a Roma, gli interni naturalmente sono stati girati in teatri di posa. Moretti, molto amato dal pubblico francese, aveva vinto la Palma d'Oro a Cannes nel 2001 con La stanza del figlio. Non ce la faccio più ad andare avanti. E ha già provato altre volte questa sensazione? Non lo so. Non mi sembra, però non lo so. Senta. Ha problemi con la fede? Ma no. Sicuro.